Cristiano è sempre stato un pazzo e si è sempre fidato molto di me. Mi ha preparato questo GoPro, che era un kart, ed era una bomba, perché aveva un rapporto peso-potenza come una Lamborghini Diablo. E questo arnese diventò una cosa fuori da qualsiasi logica, addirittura anche pericoloso. Perché tutti quelli che mi vedevano girare andavano da Graziano e gli dicevano: fermalo, prima che si fa male. Aveva 4, 5, 6 anni, veniva con questo aggeggio e a parte andava più forte lui di tutti. Io ero proprio rompicoglioni, ecco, quindi davo da dire a tutti, chiedevo un sacco di cose, mi facevo regalare gli stivali e quando arrivavo io tutti fuggivano, ecco, che non mi poteva sopportare nessuno. Cioè, io aspettavo di avere 14 anni già quando ne avevo 12, ecco, e sinceramente ogni tanto andavo in giro con il motorino per strada anche quando non avevo l'età, ecco. E da lì sono iniziati a rilevare i piccoli problemi con i carabinieri di Tavuglia. È stata una sua idea, devo dargli il 100%, mi ha detto: perché non compriamo un'ape? E io ho detto: ma cioè, l'ape? Vale, in realtà si vergognava tantissimo andare in giro con l'ape, perché era un po', dai, visto come un mezzo un po' da sfortunato, ecco. Poi però mi ha convinto, io l'ho comprato e mi ricordo la faccia dei miei amici quando sono arrivato a Tavuglia la prima volta con l'ape. Tutti mi hanno guardato e mi hanno detto: ma dove vai? Sei matto? Me l'ha fatto provare a me, dico, un altro. In 10 l'abbiamo comprato, in 10 giorni c'erano 10 api a Tavuglia. Facevamo sportellate, ci tamponavamo così per giocare, luce blu, allora Piro si gira, mi sa che questi vogliono noi. Ci siamo fermati e proprio il poliziotto è sceso e ha detto: ragazzi, ma che cazzo fate? Non l'ho detto né ai carabinieri né a lui, ma a me intimamente è sempre piaciuto che lui andasse in giro con un'ape che ha cronometrato, faceva 130 km all'ora, un'ape 50.